Non voglio che mi tratti come la moglie che aspetta a casa. Voglio far parte della tua vita. Farai parte di tutto, promesso. Willy è un marchio. Ho avuto una strepitosa idea. Le storie che mi hai raccontato di Saint-Sauveur. Le mie storie della scuola. Sì, potrebbero diventare il mio nuovo romanzo. Mi chiamo Claudine. Vivo a Montigny. Probabilmente non ci morirò. È bello. Willy ha basato Claudine in parte sui vostri anni di scuola? Sì, credo di aver dato anch'io un piccolo contributo. Un vero fenomeno. Ne parlano tutti. Io ho un piano per fare di Claudine la più popolare ragazza di tutta la Francia. Il vostro libro cambierà il mondo. Claudine! Tu hai ottenuto un esito molto importante. Willy, vorrei dire. Quale ragazza è il mio fiore? Claudine! Spettacolare, diverte. E da quando consideri lo scandalo un male? Chi non ha fatto un errore? Claudine! A tutte quelle ragazze sospese tra adolescenza e maturità, tu hai dato una voce. Claudine, Claudine, Claudine! Dovresti averne il merito. Io continuerò questo percorso perché lo voglio. La mano che tiene la penna scrive la storia. Oh, parliamo di un'attrice molto molto bella, molto brava, Keira Knightley. Cosa sapete di lei? Keira è nata a Londra il 26 marzo dell'85. È figlia d'arte, perché anche i genitori sono attori e lei ha debuttato prestissimo nel mondo dell'intrattenimento, cioè solo a 6 anni. Sua madre voleva chiamarla Keira Ivanova, in onore della pattinatrice russa, però poi praticamente sbagliarono lo spelling durante la registrazione, quindi non se ne fece niente, per fortuna, secondo me. Il suo primo ruolo da protagonista è stato nel 2001 in Gwyn, Principessa dei Ladri, dove ha interpretato la figlia di Robin Hood. Per questo ruolo è stata addestrata al tiro con l'arco, all'equitazione e alla scherma. Poi fece una scena in topless nel film The Hole del 2001, quando aveva solo 15 anni. Fece un enorme successo con i Pirati dei Caraibi, lo sappiamo benissimo. Ecco, durante la proiezione dei Pirati dei Caraibi ai confini del mondo si dice che si addormentò e non vide il film per intero. Chi la critica l'ha sempre definita nient'altro che una bella faccia. Rispondendo a questa critica in un'intervista a Elle, ha dichiarato che, veramente con molta umiltà, che lei ha tutto da dimostrare. Ha ottenuto una nomination agli Oscar e una ai Golden Globe per la sua interpretazione nel film Orgoglio e Pregiudizio, diventando così la terza attrice più giovane ad essere mai stata nominata agli Academy Awards. E infine, sapevate che nel 2007 citò in giudizio il Daily Mail per un articolo in cui lei compariva praticamente in costume e si insinuava che avesse dei disturbi alimentari chiarissimi per la sua estrema magrezza e che la sua immagine avrebbe potuto essere pericolosa per adolescenti che, insomma, potevano imitarla. Vinse la causa per diffamazione e $6,000 di risarcimento. In che film vi è piaciuta di più Keira? Lo scrivete qui sotto nei commenti.